Segnaposto Pasquali con l'anima di un rotolo di carta igienica. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, avete capito bene, le anime dei rotoli di carta igienica possono diventare qualcosa di estremamente elegante. Che ne dite di un fermatovaglioli di gran classe, molto semplice, ideale per qualunque tavola? E allora, prima di spostarci di là, pollice in su, condivisione, spostiamoci sul piano da lavoro per trasformare la banalissima e orribilissima anima di rotolo di carta igienica in un fermatovaglioli davvero di classe. Per ogni commensale, l'anima di un rotolo di carta igienica che avremo sterilizzato ponendola in forno a 140 gradi per una mezz'oretta. Un tagliabalza, un filo di spago, un paio di forbici, della colla acetovinilica o anche della colla vinilica, ma impiegherete più tempo. Potreste utilizzare anche la colla a caldo, ma attenti a non bruciarvi le dita. Come prima cosa, nella parte bassa del rotolo disegniamo un cerchio e facciamolo con qualcosa che ci aiuti a tracciare una giusta circonferenza. Io per esempio qui ho il rocchetto di uno scotch finito. Voilà! Adesso su questo cerchio aggiungiamo due belle orecchie. A metà del cerchio tracciamo un anello. E ora ritagliamo quello che abbiamo disegnato. Bene, a questo punto abbiamo l'anima del nostro fermatovaglioli segnaposto. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo il nostro spago, con la colla iniziamo a ricoprire dapprima la circonferenza del viso. Faremo a pezzi proprio per avere facilità nel ricoprire tutto, partendo da qui, da un lato, cominceremo a colmare tutta la porzione del viso dall'esterno verso l'interno. Voi mi direte, ma perché dall'esterno verso l'interno e non viceversa, che è più facile? Perché dall'esterno verso l'interno io avrò modo di girare lo spago riempiendo la porzione che mi interessa, mentre andando dall'interno verso l'esterno si creerà un cerchio netto e io non avrò la possibilità di variare la mia forma. All'interno dico, cioè io definisco, mi spiego meglio perché sono stata contorta, definisco la forma, poi all'interno metto lo spago un po' più come mi pare. Invece se andassi dal centro verso l'esterno dovrei seguire dei cerchi concentrici definiti e non è detto che alla fine la circonferenza sia la stessa di quella che ho delimitato io come spazio. Ecco, era quello quello che volevo dire. Però mentre lavoro mi viene difficile parlare, quindi adesso lavoro e sto zitta e così capite quello che intendevo. Ok, fatto il giro del viso, facciamo la stessa cosa con le orecchie e anche qui partiremo prima dalla circonferenza esterna e qua sarà ancora più palese quello che voglio dirvi. E andremo così a riempire verso l'interno. Adesso invece attorcigliamo tutto dietro, tutto attorno all'anello, il nostro spago. Per fare questo io vi consiglio di crearvi una piccola matassina in modo da poter passare all'interno dell'anello che si è formato. Quindi, sporcando tutta la parte esterna, voilà, del nostro anello.
a questo punto quello che avremo sarà il nostro bellissimo ferma tovagliolo in stile country. Ora giusto un ultimo abbellimento facoltativo lo darò con un nastrino. Voi potete farlo con qualsiasi nastrino, io qua ho un nastrino di pizzo, potete anche farlo, potete anche non farlo, per questo non vi ho dato il materiale all'inizio del video, quindi piego in tre il nastrino, avvolgo al centro un po' di spago e attacco, io faccio sempre conigliette femminucce, non so perché, e attacco il fiocchetto ad una delle due orecchiette. Voilà! Che ne pensate? Potete anche passare qualche spennellata di acrilico bianco se volete far risaltare i chiaroscuri ulteriormente. Io invece credo che lo lascerò così. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ma mi raccomando, lasciate sempre un pollice in su se il video vi è piaciuto. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao e buona preparazione alla Pasqua! Che bello il nostro ferma tovaglioli, ve lo faccio vedere qua in tutta la sua beltà, è veramente veramente delizioso, l'avete visto con i miei tovaglioli buoni e come vedete non sfigura affatto, pur con un servizio da tavola importante regge e fa la sua figura. Impreziositelo come volete, con un fiocchettino in pizzo, con del cielo stellato, sapete quei fiorellini che sembrano un po' secchi, insomma, con dei pompon, quello che volete e che si adatta di più al vostro tovagliato. Io spero che questa idea super low cost ma anche super elegante vi sia piaciuta, vi auguro una buona preparazione alla Pasqua. Pollice in su e condivisione, mi raccomando, se questa idea vi è piaciuta, e noi ci rivediamo al prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!